Ciao ragazzi, continua il nostro coverage dalle 3 2014. Chiaramente siamo qua allo stand Warner Bros. Questo è il macchinozzo di Batman, è incredibile, davvero spettacolare. Non oso pensare veramente quanto sia costato. Batman è stato presentato a porte chiuse, ricordiamo il nuovo Arkham Knight che uscirà nel 2015 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Una nuova sequenza, non abbiamo potuto giocarla ma era solamente da visionare, sequenza appunto che neanche Francesco ha visto nei mesi scorsi, qualcosa di veramente incredibile. Le novità sono sicuramente nel sistema di combattimento, nel free flow combat abbiamo nuove combo, nuova interazione ambientale e poi chiaramente grande protagonista appunto la Batmobile. Abbiamo visto le diverse trasformazioni della vettura in tank, in afterburner, in modalità pursuit, incredibile. Poi molto carina anche la possibilità di interagire durante i combattimenti proprio con la vettura, uno tramite il remote play, quindi la possibilità di richiamare la vettura e di guidarla, e in secondo luogo scaraventandoci proprio fuori dalla vettura durante alcune sequenze per iniziare una nuova appunto sequenza di combattimento. Insomma, un gioco davvero spettacolare, soprattutto per quanto riguarda il comparto tecnico. Allora, per me, anche se è il primo giorno delle tre, è presto dirlo, però potrebbe essere il best of the show dal punto di vista tecnico. Su Xbox One, si è dimostrato davvero massiccio, incredibili gli effetti particellari, le texture in alta definizione e l'effetto dell'acqua, fantastico. Sequenza inedita che vedeva appunto la Ace Chemical protagonista con Scarecrow e la sua cricca pronti a reperire i materiali necessari alla costruzione di una bomba appunto chimica, una sequenza che ci ha dato la possibilità di vedere le caratteristiche della Batmobile, soprattutto in versione tank, quindi contro altre auto corazzate, sequenze davvero spettacolari. E poi per Batman la possibilità di scansionare tridimensionalmente tutto l'ambiente lanciando il Batarang, qualcosa di mai visto prima. E poi tantissimi poligoni, una modellazione poligonale completamente rivista, insomma il primo vero Batman Next Gen ci ha convinto in pieno, e nell'attesa poi di provarlo in prima persona.